Alto sul Duomo sventola il tricolore. È l'8 giugno. Accanto al re Vittorio dal Sempione entra l'imperatore Napoleone e si riprende l'epico cammino, meta Venezia. Il popolo entusiasta festeggia Solferino e San Martino, quando l'imperatore, dicendo «Basta!», offre ad un'Austria sopraffatta e stanca l'improvviso armistizio a Villafranca. Il paese è meno cerliero di tanti altri, meno inclinato agli svaghi. I suoi abitanti sono uomini attivi, esercitati nei negozi. Girano tutti i mercati del Veneto e più in là e fanno discreti affari. In quella campagna tra Villafranca e Custozza c'è quasi ancora il tanfo acre del campo di battaglia. Vi sono passate sopra tre ire terribili, tre bufere della morte, il 1848, il 1859 e il 1866. Tre stratificazioni di cadaveri, l'una sopra l'altra, formanti una geologia nuova. Il sacco è preparato, sull'omero mi sta. Son uomo e son soldato. Viva la libertà! L'antica tirannia aggrava l'Italia ancora. Io vado in Lombardia incontro all'oppressore. Non è fraterna guerra la guerra che io farò. Dall'italiana terra l'estraneo caccerò. Sul ponte che in un giorno di dolore ha visto sventolar bandiera bianca, sventolerà di nuovo il tricolore. Ed ecco l'8 luglio. Villafranca, il tradimento dell'imperatore, e piegò l'ali la vittoria stanca. Villafranca pare fatta bella posta perché gli eserciti la traversino in lungo e in largo. Ha tre sole contrade che si tagliano in preciso angolo retto formando una H maiuscola. Le case pulite e regolari sembrano battaglioni schierati per la rivista. Vi ha una certa rigidezza, una certa uggia militare. Già, le cittaduzze del Veneto non si sa se siano melanconiche o allegre. Convenzione d'armistizio conchiusa a Villafranca l'8 luglio 1859. Articolo 1. Vi sarà sospensione d'armi tra gli eserciti alleati di Sua Maestà il Re di Sardegna e di Sua Maestà l'Imperatore dei Francesi da una parte e gli eserciti di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria dall'altra. Villafranca e tutto il terreno compreso fra le due linee di delimitazione sono dichiarati neutri. Fatto e stabilito, salvo ratifica, tra noi sottoscritti, incaricati dei pieni poteri dai nostri rispettivi sovrani, il luogotenente generale Conte della Rocca, primo aiutante di campo di Sua Maestà, il Re di Sardegna, capo dello Stato Maggiore dell'Armata Sarda, il Maresciallo Vaillant, Maggior Generale dell'Esercito Francese, il Generale di Divisione di Matin Perry, aiutante maggiore generale dello stesso esercito, per una parte, ed il generale d'artiglieria barone De Hess, capo dello Stato Maggiore dell'Armata Austriaca, e il conte Mensdorf Huy, generale di divisione dell'esercito austriaco, per l'altra parte. La sfogliatina è tonda per amor di contrasto, essendo nata nella città del quadrato. A Villafranca, nella piazza formata dalla prima croce delle vie, si aprono l'una contro l'altra due botteghe da caffè, le quali naturalmente si guardano con occhio di poco amore. Messer Can dalla Scala Franca Lanza. In questa urna si riposa in pace l'ossa di Can, principe veronese, che per cercare altrui patria e paese è giunto al fine della sua contumacia.
La pace di Villafranca. Qual perfido destin, qual aspra voglia, qual fiera stella e quale grave errore degli italiani spense il primo fiore e me condanna a inaspettata doglia. Palazzo di Saint-Cloud, 20 ottobre 1859. Signore mio fratello, io scrivo oggi a Vostra Maestà per esporre la situazione presente degli affari, per rammentarle il passato e per mettermi d'accordo con lei sulla condotta che deve essere tenuta per l'avvenire. Così non si tratta oggi di sapere se io abbia bene o male operato nel conchiudere la pace a Villafranca, ma piuttosto di ottenere dal trattato i risultati più favorevoli per la pacificazione dell'Italia e per il riposo dell'Europa. Napoleone III. Torino, 28 ottobre 1859. Sire, la lettera di Vostra Maestà mi prova una volta di più la costante sollecitudine che prendete al bene del popolo italiano. Lungi da me l'idea di ritornare sulla questione se Vostra Maestà fece bene o male prendendo d'assalto la pace di Villafranca. A Villafranca la Maestà vostra e Sua Maestà apostolica non prevedero due cose. Primo, che i popoli dell'Italia centrale avrebbero potuto opporre una resistenza determinata al ritorno dei loro sovrani. Secondo, che questi popoli, per mezzo di assemblee elette a suffragio più o meno esteso, avrebbero decretato l'annessione di quelle contrade al paese che Iddio ci ha dato a governare. Il diritto è uno ed eterno e risiede non nelle dinastie che si estinguono, che cangiano e degenerano, ma nel popolo che permane. Napolitani, toscani, romagnoli, modenesi, veneziani non si credono da meno dei piemontesi e dei lombardi. Una libertà per tutti dunque, o nessuno, per nessuno. La mia sorte è congiunta a quella del popolo italiano. Possiamo soccombere, tradire, non mai. Vittorio Emanuele II.